Ecco lo stile domani, ragazzi. Rieccoci quanti, carichi pimpanti, arzini nel canale, un altro bevi insieme. Allora, la cosa importante che volevo dirvi oggi è che sarà una settimana difficilissima per la Juve, lo sappiamo, perché domani c'è l'udienza appunto al CONI e i risultati si sapranno o domani stesso o il giorno dopo ancora. E appunto andiamo a vedere quale potrebbe essere la situazione che si creerà proprio dopo quest'udienza con i vari scenari. E poi ovviamente andiamo a dire anche due paroline sul progetto giovani e su quanto potrebbe teoricamente la Juve incassare già adesso da tanti giovani in erba che già giocano nella prima squadra oppure si stanno affacciando adesso appunto a giocare più spesso. Quindi è un tesoretto da sfruttare in bene, non per venderli, però ripeto, con questa dirigenza, con Rosso e con i 165 milioni da ridare indietro entro quest'anno a giugno. Insomma, ci sono tante dinamiche che potrebbero cambiare. Parto con i saluti e i ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi. Benvenuti in community. Lo Stile Lavagna vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e entusiasmo, tra questi Calogero e tutti gli abbonati. Allora, andiamo a dire due parole appunto su questa settimana. Sarà un inizio di settimana bollente per la Juventus sul fronte della giustizia ordinaria e sportiva. Lunedì mattina presso il Tribunale di Torino è fissata davanti al GUP Marco Picco l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma. A sostenere l'accusa i PM Mario Bendoni e Marco Gianoglio, come abbiamo detto, che hanno condotto l'inchiesta sui conti del club, chiedendo rinvio a giudizio di 12 tra i dirigenti e amministratori della Juventus, tra cui Agnelli, Nedved, Arrivabene e Paratici, oltre alla stessa società bianconera. Dall'altra parte, un pool di avvocati che avrà il compito di smontare le ipotesi di reato che vanno dalle false comunicazioni al mercato azionario, all'ostacolo alla vigilanza Consob e alle false fatturazioni all'aggiotaggio. Ma prima di tutto, lunedì ci sarà la costituzione delle parti civili, come annunciato da alcuni piccoli soci della Juventus, che si ritengono persone offese e danneggiate. Durante il dibattimento di GUP, oltre a decidere l'invio o meno a giudizio, sarà chiamata a pronunciarsi sulla competenza territoriale, importantissima parte, con la richiesta degli avvocati difensori di spostare il processo a Milano, sede della Borsa, visto che i principali reati contestati si sarebbero consumati nella capitale lombarda, e la replica della Procura di Torino che ritiene che i reati si siano consumati nella sede del club. È probabile che GUP, in base anche alla riforma Cartabia, decida di passare la patata bollente alla Corte di Cassazione, cosa che diciamo già settimana scorsa, che deciderà in maniera definitiva il tribunale competente. Questo passaggio però rischia di allungare 2 o 3 mesi i tempi del processo e noi va benissimo così, visto che il pronunciamento della Cassazione potrebbe arrivare non prima di giugno. Lunedì o al massimo martedì, come ho detto, atteso l'esito dell'udienza, tenutasi giovedì davanti al Consiglio di Stato sulla carta Covisoc. Ormai la famosa nota 10.940 è di dominio pubblico, perché dopo che il TAR aveva dato ragione ai legali di Paratici e Cherubini sulla richiesta di poter visionare il documento tra la Procura federale e la Covisoc, negata davanti alla Corte federale d'appello, che ha deciso di penalizzare appunto di 15 punti la Juve, e dopo che il Consiglio di Stato aveva negato la sospensiva, la Procura federale ha prodotto alle difese lo scambio di missive, ma il pronunciamento del ricorso della Federcalcio è importante per capire se ci saranno elementi utili all'accusa o alla difesa, e sicuramente ci saranno, perché come tutti sapete hanno provato ad occultare questi documenti. Gravina in primo passo e anche Kinè. Sempre tra lunedì e martedì scadono i 20 giorni di proroga, come abbiamo detto, la seconda che si aggiunge ai 40 della prima, richiesta dal procuratore federale Kinè per portare a termine l'inchiesta sportiva bis, quella relativa al filone stipendi e ai rapporti di partnership tra i club. Tra l'altro, tutto questo articolo è stato ben approfondito da Tuttosport e Guido Vacciago, a cui comunque facciamo i complimenti per questa analisi molto dettagliata. Ecco, poi per chiudere il video invece volevo farvi un piccolo resoconto del tesoretto a disposizione della Juventus, che deve essere convertito in valore umano, secondo me, in questa stagione, e non essere sperperato, comunque frutto di incassi, okay, vendendo questi giocatori. E parliamo appunto di Fagioli, che ha un valore di 25 milioni, Rovella 18, Miretti anche lui 18, Cambiaso 12, che secondo me deve essere assolutamente richiamato dal Bologna come post Sandro. Ealing Junior, 11 milioni, già un giocatore che deve fare assolutamente l'alternanza con Kostić e Cuadrado, perché può giocare anche a piede invertito. Sulè, 10 milioni, Ranocchia, 9, Barrenechea, 9, De Winter, 7 e Nicolussi Caviglia, 6, che sta facendo praticamente la sua prima esperienza in Serie A alla Salernitana. Quindi, ragazzi, dobbiamo investire su questo vivaio. Ripeto, occhio alla penna a non dare via questi talenti perché saranno l'inizio del nostro patrimonio. E ovviamente dobbiamo spendere poco perché siamo indebitati e dobbiamo uscire da questa fase dei tribunali. Quindi pochi ma buoni vanno presi da fuori come stranieri e
spingere questi grandi giovani che abbiamo, e ce ne sono tranquillamente già almeno 5 di questi che possono giocare titolari, e mi riferisco a Fagioli, Rovella, Miretti, secondo me tranquillamente Barrenechea, e ci metto anche Sulè, per il momento questi. Poi gli altri si dovranno conquistare appunto la maglia della Juve con un po' più di tempo, perché non hanno mai appunto giocato tante partite. E poi ecco, un'altra cosa che volevo dire per chiudere, le perdite dei club di Serie A più importanti negli ultimi 10 anni, cioè la Juve è al 4º posto, per dirvi quanto ci stanno attaccando e quanto ci stanno incarognendo solo perché siamo quotati in borsa e quindi devono rispondere delle persone al di là dei fondi o delle finanziarie o delle banche. Inter 963,8 milioni di debito, Milan 910,7 milioni di debito, Roma 834 milioni, Juve al 4º posto con 591,3. Poi ci sono la Napoli che è meno 28, la Lazio meno 21,1 e la Fiorentina meno 18,8. Quindi ragazzi, capite anche voi che stiamo ricevendo un bersagliamento e un attacco smisurato rispetto a quello che stiamo facendo, perché siamo una società onesta che tiene i conti in regola, paga i propri stipendi e soprattutto ha il massimo rispetto di tutte le società con cui fa operazioni di mercato o di altro tipo. Quindi io spero veramente che verrà fatta giustizia, secondo me verrà spostata la sede del processo, vedremo qualche il grado di giudizio, il primo, tra 3 mesi, e soprattutto secondo me questa situazione potrà o andare in prescrizione, ma non credo, o essere completamente invalidata. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e da Nila. Come sempre vi ricordo che chi non si fosse ancora iscritto al canale, e siete veramente in tantissimi, circa un 72% ho ricontrollato le statistiche, faccia un piccolo sforzo, un piccolo gesto stivelloso di amore, clicchi nel bottone rosso o nero a fine video, con scritto iscriviti, entrate a far parte di questa meravigliosa community in cui potrete ufficialmente parlare con me, scambiare opinioni e discutere di ogni tipologia di situazione dell'ambiente Juve, quindi sarei veramente grato di poterlo fare con voi, avete visto che rispondo a tutti in maniera cordiale e generosa. E poi, chi non si fosse ancora abbonato, qua sotto può trovare anche nelle descrizioni tutte le tipologie di abbonamento, magni fiducia, magni di platino, magni di diamante, con i vari benefit che potrete avere a seconda di ogni iscrizione che farete. E poi, oltre a questo, chi volesse salutato come ho fatto con Calogero in prima serata o anche in mattino o pomeriggio, me lo scriva nei commenti, lo segnerò in una nota e lo metterò appunto in uno di questi video, ringraziandolo di cuore di essere sempre con me. Quindi ragazzi, un altro grazie finale prima di chiudere il video, perché veramente siete straordinari, state dando a questo canale grandissimo supporto e quindi non posso altro che veramente inginocchiarmi al vostro aiuto. Ciao ragazzi!